Benvenuti ragazzi in un nuovissimo video ricchissimo di informazioni e di contenuti assolutamente esclusivi che cambieranno una volta per tutte il vostro apprendimento, il vostro approccio nello studio della lingua inglese, quindi di conseguenza anche i vostri risultati che molti di voi purtroppo non hanno neanche ora o hanno dei risultati davvero pessimi. Quindi se non mi conoscete io sono Mattia e insieme alla mia ragazza madrelingua inglese stiamo creando, quindi in realtà quando state guardando questo video abbiamo già creato il prodotto, quindi il videocorso e dei percorsi avanzati che ovviamente non vedete nel back-end, che cambieranno una volta per tutte la vostra vita e vi renderanno capaci a parlare, a scrivere, a comunicare in inglese, ok? Quindi diciamo che è la soluzione. Non è la soluzione magica, facile e veloce che vi vendono anche le altre persone, cioè anche le altre persone, noi vendiamo qualcosa di assolutamente, di estremamente diverso. Non stiamo qui a dirvi che imparare l'inglese è facile, semplice, veloce, bello e tutte queste altre cose qui che non esistono, ma in realtà imparare l'inglese, quindi anche parlare l'inglese, che è l'argomento di questo video. Quindi come parlare in inglese, innanzitutto dovete capire che è difficile. Che non ci metterete 3 mesi, non ci metterete 3 giorni, non ci metterete 10 minuti al giorno. È una cosa difficile che richiede tempo, il giusto metodo e la giusta strategia, ok? E diffidate di chi vi sta vendendo il prodotto magico, la soluzione magica, eccetera, eccetera. C'è un processo, un metodo procedurale per fare le cose e seguendo tutti questi passaggi che spiego dettagliatamente nel videocorso e spiego in linea generale, in linea di massima, cerco di educarvi attraverso questi video di YouTube e quindi è così, non sarà semplice, non sarà facile, non sarà veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Però è possibile, quindi per me è già una cosa, per me è sufficiente che una cosa sia possibile per raggiungerlo, ok? Quindi ritornando al discorso di questo video, cioè come parlare bene l'inglese, voi dovete capire una cosa, che la pronuncia, quindi il parlare, deriva principalmente dall'ascolto, cioè dovete immergere completamente la vostra testolina, la vostra mente, il vostro cervello di nuovi suoni, ok? Così che la vostra mente, la vostra persona sarà in grado di decodificarli e poi la vostra bocca sarà in grado di emularli e quindi di pronunciarli correttamente. Okay? Ma finché la vostra testa è vuota di nuovi suoni inglese, dalla vostra bocca non uscirà niente, mai nulla, in nessuna circostanza. Quindi la pronuncia, il saper parlare, deriva dall'ascolto. E se voi ci pensate, quello che hanno fatto esattamente i bambini, quello che avete fatto anche voi in età bambinesca, che quando eravate dei bamboccioni. Quando eravate dei bamboccioni, ovviamente voi non sapevate parlare in italiano, ma i suoni che ne derivano dall'ambiente, che ne derivano dall'ambiente circostante, hanno fatto in modo che prima o poi voi cominciaste a parlare correttamente l'italiano o comunque a emularne i suoni. Quindi, quando io vi ho detto all'inizio del video che non esiste il trucchetto magico di imparare l'inglese in 3 giorni, in 3 mesi, in 10 minuti, 10 minuti al giorno, eccetera, eccetera, non esiste per un semplice fatto, perché voi dovete immergere la vostra testolina di nuovi suoni. E se voi vivete in un ambiente italiano, quindi in Italia, e siete circondati da persone che vi parlano in italiano, voi dovete fare in modo di modificare il vostro ambiente, perché se no non ce la farete mai, perché il primo passo fondamentale è quello di modificare le vostre abitudini e il vostro ambiente, l'ambiente che vi circonda, cioè nuovi suoni. Cioè l'ambiente che vi circonda, come dico in ogni video, l'ambiente che vi circonda vi deve parlare in inglese, così che prima o poi voi avete l'abilità che potete rispondere in inglese con gli stessi suoni che avete appena sentito, ok? Detta così è una cosa abbastanza logica e semplice. Nella realtà è difficile perché appunto dovete immergere quotidianamente la vostra testolina di nuovi suoni. Quindi non sarà semplice, non sarà facile, non sarà veloce, anche perché molti di voi stanno già guardando film in inglese, stanno provando a tradurre le canzoni in inglese, stanno facendo una serie di cose e capite anche voi che è difficile. Non è facile, non è facciamo una verifica, prendiamo un certificato, facciamo un test in inglese e diventiamo tutti capaci, siamo tutti belli e felici e viviamo la vita dei nostri sogni. Non è così, non è così. Ci vorrà del tempo, ci vuole il giusto metodo. E dovete capire che non sarà semplice, come vi stanno vendendo, cioè come vi stanno dicendo tutte le altre persone, perché vogliono vendervi la soluzione facile, semplice e veloce per ottenere un problema complesso e difficile, che ovviamente la quale soluzione, la quale azione non sarà semplice. Cioè, è una cosa logica, però è anche ora di svegliarsi un attimino fuori.
Quindi se voi non immergete la vostra testa di nuovi suoni, nuovi vocaboli, nuove cose, il vostro output, quindi il vostro parlato, sarà sempre insufficiente. Sarà sempre insufficiente. Come renderlo sufficiente, ma magari eleviamoci un attimino dalla sufficienza, immergendo la vostra testa di suoni. Io come ho fatto? Cioè, provate a pensare. Fate questo paragone, siccome l'uomo in età adulta purtroppo ragiona in termini di comparazione, ok? Compariamo la mia esperienza con la vostra. Io come ho imparato lo spagnolo, facciamo così, lo spagnolo e l'inglese. Io vivo qui in Spagna, quindi ho modificato il mio ambiente. Come ho imparato l'inglese? La mia ragazza è madrelingua inglese, tutti i giorni messaggiamo in inglese, tutti i giorni parliamo in inglese. Però l'anno scorso io vivevo qui a Madrid e lei viveva a Edimburgo. Questo cosa significa? Significa semplicemente che io ho imparato l'inglese vivendo qui in Spagna, in un ambiente che mi parlava spagnolo. Come ho fatto questa cosa? Perché tutti i giorni ascoltavo ore ed ore ed ore di podcast, guardavo i film solamente in inglese, con i sottotitoli in spagnolo, poi guardavo tutto, tutto in inglese, tutto perché ho modificato il mio ambiente. Ed è la prima cosa da fare, e guarda caso, immergendo la nostra testa, la mia testa di suoni, poi sapevo parlare bene in inglese, sapevo pronunciare correttamente le parole. È così che si fa, ci sono altri modi? No. Cioè, io siccome ho passato mesi, mesi, anni anche potremmo dire, a fare queste cose, ovviamente adesso saprei come imparare l'inglese vivendo in Italia. Adesso so esattamente cosa fare, cioè nel corso del tempo ho perfezionato questo metodo, ho perfezionato il mio percorso e quindi adesso sto vendendovi, cioè vi sto vendendo che il videocorso che racchiude appunto la mia esperienza, ma non la mia personale perché sono più figo, sono più bello, sono più intelligente, assolutamente no, che quella che è stata l'esperienza di tutti, reale, ok? Quindi analizzando cosa hanno fatto le persone che si sono resi capaci diciamo allo studio, al parlare una seconda lingua straniera, ne è uscito fuori un metodo, un percorso che appunto spiego dettagliatamente, che non è che ho creato io, però spiego dettagliatamente, cioè, non è che ho creato io, però queste informazioni qui non le trovate da nessuna parte perché poche persone vi possono spiegare questa cosa, ok? Praticamente quasi nessuno ha visto le cose che potete trovare nel mercato italiano. Mi sembra abbastanza ridicolo i corsi, le cose che vi stanno vendendo, no? I certificati, il metodo, come si chiamano, quelli intensivi, corsi intensivi. Cioè, non esistono queste cose qui, non esistono i corsi intensivi, vi stanno vendendo una cosa facile e veloce di un problema complesso che in realtà non esiste. Quindi voi dovete in realtà avere, diciamo, l'ambizione di affrontare la complessità, perché poche persone sono disposte a fare le cose difficili. Quindi se voi fate le cose difficili, che sono le cose che vi sto vendendo, io vi sto vendendo un metodo difficile, però che funziona ed efficace, ok? Quindi facendo queste cose che poche persone sono disposte a fare, i risultati saranno estremamente grandiosi, ok? E voi smerderete tutti come sto smerdando tutti io, ok? Parlando appunto tre lingue. Quindi questo è quello che dovete fare. Come migliorare il parlato? Semplicemente dovete ascoltare tanto, vivendo un altro trucco in questo momento. Cioè, come miglioro la mia scrittura? Leggendo tanto. Non a caso un grande scrittore è anche un grande lettore, no? Diciamo un grande cantante, colui che canta, cioè colui che mette dei suoni particolari cantati, è anche una persona che ascolta tanta musica, ok? Un grande speaker, quindi colui che parla su un palco, fa dei speeches, è anche uno che ascolta tanti interventi, uno che partecipa a tanti eventi. Perché? Perché bisogna immergere la nostra testa con un nuovo input per creare un output, ok? E quindi questo è quello che dovete fare. Non dovete né fare gli esercizi di grammatica. Tradurre sì, va bene, ma in un certo modo, con un certo metodo. Evitate di leggere tanti libri se volete parlare bene, evitate di scrivere, evitate di fare queste cose qui che non servono, semplicemente ascoltate e c'è un metodo per farlo. Quindi se questo video vi ha interessato, vi ha aiutato, fate dei commenti se avete voglia, se non avete voglia, tranquilli che nessuno vi viene a cercare. Magari guardate gli altri video che ho creato io e Nif, che è la mia ragazza madrelingua inglese, su questo canale, iscrivetevi.
Così potete restare aggiornati. Se vi va, mettete mi piace, fate tutte queste cose qui. Social a me non interessano, sono focalizzato in altre cose. Però prendete in considerazione di far parte dei nostri percorsi più avanzati. Cioè, il mio consiglio è esattamente questo. Se volete diventare capaci e volete diventare i migliori, bella.